stamattina siamo insieme e vogliamo ringraziare Dio perché? perché prendiamo un pezzettino della parola del Signore e la mettiamo dentro di noi perché essa contiene un potere straordinario essa va a smantellare tutto ciò che non è da Dio nella nostra vita noi abbiamo un flusso di Bugie che escono da noi, il dubbio su Dio, il dubbio sulla verità, tante, tante peripezie che sono dietro le quinte. Quando arriva la parola del Signore, è come una costruzione, come una fortezza che man mano demolisce tutte quelle che non hanno valore e non hanno forza per costruire dentro di noi con ogni pezzo che arriva come una costruzione di una casa. Ogni pietra che arriva fa crescere la casa per poi restarci dentro. Ogni pezzo della parola del Signore prodotto dallo stesso materiale. Un esempio, quando Gesù quando Pietro ha dichiarato che Gesù era il Cristo, Gesù ha detto, e tu sei Pietro, su questo fondamento, cioè sul fondamento della rivelazione, perché gli aveva detto, questo non te, te l'ha rivelato né la carne né il sangue, ma è una rivelazione divina che hai riconosciuto che io sono il Cristo. Ora che tu hai riconosciuto che sono il Cristo, la mia Chiesa... È fondata sul, sulla rivelazione. <coughs> ogni pezzo di rivelazione che arriva a noi ogni giorno è un pezzo per la costruzione della casa. Gesù ha detto, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è paragonato ad un uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia. Noi che cosa facciamo nella costruzione? facciamo esattamente come un buon muratore che guarda il pezzo adatto. Molte volte quando lavoravamo con i muratori da giovane, perché la vita ci ha portato tutto questo, noi eravamo al loro servizio, però loro da sopra l'asse da ponte dove stavano sull'imbarcatura guardavano giù e dicevano "prendimi quel pezzo". Ma quale? Questa, questa No, quella perché lui vedeva, aveva l'occhio esercitato a sapere quel pezzo che andava incastrato lì dove lo doveva mettere. Così noi diventiamo, quando cominciamo a costruire la nostra santissima fede poggiata sulla parola di Dio, cioè cominciamo a costruire la nostra fiducia sulla parola di Dio, che cosa succede? la parola di Dio, rivelata poi al nostro cuore, diventano dei pezzi dove noi costruiamo per restarci saldi, poggiati su quella struttura e in quella casa fatta di quel materiale. Ora, per avere questo, per fare questo, non è una cosa che si fa in un giorno. Dio ci ha dato una vita. E noi man mano che costruiamo le nostre cose quotidiane nell'andamento della nostra vita quotidiana, costruiamo anche quella dove prendiamo il materiale dalla parola del Signore. Cosa stiamo facendo adesso? Portando un pezzo della parola del Signore nei nostri cuori, noi stiamo aggiungendo un pezzo e diamo spazio, diamo spazio a Dio nella nostra vita. È chiaro che noi abbiamo una misura che non si può allargare all'infinito. Ogni pezzo che mettiamo che viene da parte del Signore ne esce un pezzo di quello che c'è. È come quando in un bidone di 10 litri tu aggiungi altra acqua, ci aggiungi quella e se ne esce quella che c'è. È così è un, una, un rinnovamento che porta la Parola di Dio quando arriva ed è unta dallo Spirito Santo essa produce forza, che forza che ci fa muovere come magiste, no, produce la fede sulla parola di Dio e durante le tempeste noi stiamo certi come Paolo, Paolo stava su una barca, una nave che stava per affondare insieme a centinaia di viaggiatori, ma lui stava saldo e non solo, ma dava anche fiducia agli altri perché Dio, che è presente sempre, nei nostri cuori, non deve sempre solo mandare angeli, ma lo Spirito Santo attiva la fiducia nel dire state di buon cuore che non si perderà nessuno perché il Signore mi ha detto. E questa è la certezza. La certezza smantella il dubbio, non ha ragione più di restare. Bene, prima che andiamo avanti ti voglio raccomandare di metterti da parte, da parte voglio dire di lasciare tutte le altre cose. Perché Dio deve avere un posto speciale nella tua vita. Non andare a Dio solo quando hai bisogno. Signore, signore, signore. Dagli il tempo perché ti possa parlare, ti possa aiutare, ti possa costruire, ti possa far comprendere come agire. Che poi in molte occasioni per un'intuizione divina tu ti muovi secondo il suo piano. Perché restando alla sua presenza come quando tu stai con una persona acquisisci come pensa, come parla e molte cose che non ti dice però tu già sai come si muove lasciamo eh, Matteo che mette un canto come sempre e tu prendi posizione giusta davanti al Signore noi siamo davanti al Signore tutti quanti non guardare il luogo dove siamo dove sei perché Dio anche il deserto lo ha fatto diventare un luogo santo quando hai incontrato Mosè. Può diventare il luogo santo dove tu sei se tu cerchi Dio nella tua vita, perché è la Sua presenza che santifica il luogo dove siamo noi. Gloria al Signore. for so senti Non veti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, ben che le mie mani, le non possono toccare il volto tuo signor, io so che tu sei qui. Questo canto ci esprime esattamente come ci troviamo, ma noi sappiamo per fede che lo Spirito Santo è dove noi siamo. Stamattina vogliamo leggere, meditare, guardare insieme l'applicazione personale come camminare col Signore. È una scelta da fare. Non esiste un credente che non ha iniziato. A fare una scelta, non esiste un campione di fede che non ha deciso di voler cominciare a servire il Signore. Questa mattina leggiamo insieme un verso molto importante in Daniele capitolo 5 verso 8. Guardiamo: Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere lo scritto. Né darne al re l'interpretazione. Ora tu segnati Daniele capitolo 5, dal verso 1 al verso 8: cosa era successo in questo contesto? Il figlio del re precedente, il padre da Babilonia, per dieci anni mancò da Babilonia. Questo re restò lì e incominciò a strafare, possiamo dire, nella festa che stava facendo, aveva invitato un migliaio dei grandi signori del suo tempo, tutto a un tratto gli venne il capriccio di fare che cosa? Di andare a prendere gli arredi sagri, sacri che avevano portato in Babilonia quando avevano invaso il Tempio di Gerusalemme, oggetti sacri portati lì. Allora, per la spavalderia di questo re, che cosa successe? Beviamo, beviamo, godiamo, prendiamo i bicchieri, le tazze, le coppe che mio padre ha conquistato e che ha portato da, aveva portato anche Daniele insieme con altri che erano nella casa reale. Ma mentre bevevano, cosa successe? Successe che una mano... Si mise a scrivere sul muro, perché in pallidì incominciò a capire un linguaggio che non comprendeva e che cosa era successo? Una, immaginati una mano che si mette a scrivere sul muro mentre fai una festa, una lingua che non la riesce a capire. Incominciò a chiamare tutti i magi, gli astrologi. Gli chi doveva interpretare? Tutti entrarono per vedere di risolvere il problema, ma nessuno poté, nessuno capiva. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere lo scritto né darne al re l'interpretazione. Che cosa successe? Lo dico in breve, tutto un tratto fu chiamato anche Daniele. Daniele arrivò, dice va bene, Re, non ti preoccupare. È come se Daniele avesse detto, io conosco la calligrafia di mio padre, quello è mio padre che ti scrive per farti sapere una notizia che tu hai bisogno. Ma prima di arrivare qui, noi dobbiamo andare un poco indietro. Perché c'è sempre una parte pratica nella vita di ogni credente per servire Dio. Se noi guardiamo nel capitolo 1 verso 8, troviamo che cosa? Troviamo Daniele con i suoi amici che comincia a separarsi da quelle cose che non gli permettevano di... Guardiamo, io mi sono segnato in breve così qualche cosa. Separati per Dio, cioè in parole diverse, cominciarono a voler essere separati per il Signore. Tutte quelle, cose, e questo, tutte quelle cose che non erano secondo Dio, li volevano togliere di mezzo. E come dire, separati per Dio. Il cibo era consacrato ai loro dei? No, grazie. C'erano altre cose, immagini da piegarsi davanti a quelle immagini? No, grazie. Daniele e i suoi amici, rinominati, diciamo, con nomi nuovi, cominciarono a perdere tutte le opportunità di una carriera. Sapete cosa voleva dire? Questi ragazzi che erano così in una posizione in, quel, in quell'insieme avevano delle grandi opportunità di svilupparsi, ma per servire Dio ci rinunciavano erano un poco come Giuseppe nella casa di Potifar. Mentre la moglie voleva restare con Giuseppe, Giuseppe sarebbe diventato il padrone di tutti i beni di Potifar, perché avere una moglie che ti mette a quel posto, dopo dominava. Ma Giuseppe anche rifiutò quel posto, perché Dio aveva un altro posto per lui. Questi sono degli esempi che ci devono aiutare. Sai perché stamattina lo Spirito Santo mi dice di dirti questo? Perché Dio ha un posto speciale per te. Perché questo giorno lo Spirito Santo ti vuole dire non ti accontentare di poco. Perché col Signore avrai di più. E noi lo vediamo. Tutte le opportunità di questi giovani deportati che sarebbero stati anche felici nel dire sono stato deportato sono st lontano erano un poco come i profughi di questo tempo e adesso mi capitano queste occasioni me li devo guardare no loro hanno una cultura hanno una conoscenza di un Dio speciale che loro conoscono hanno non le tradizioni ma hanno la conoscenza di una presenza divina che li accompagna anche quando sono deportati. Cosa fa questo? Perdono la carriera. Ed è un esempio per noi, una sfida per i credenti di tutti i tempi. Il loro coraggio permise a Dio di proteggerli, di liberarli e di manifestare il suo potere attraverso di loro. Vedete, noi ne parliamo ancora oggi. Perché? Perché quelli in quel contesto fecero delle scelte straordinarie. Ma non finisce qui. Perché la presenza di Daniele in quell'ambiente infestò l'area della conoscenza di Dio. Tanto che oltre ad aver ricevuto eh, delle profezie fino alla fine dei tempi, incominciò a parlare del Messia. E tanto si allargò la conoscenza di Dio che quando Gesù nacque, i re magi, quelle caravane di, di, di uomini che venivano per, per incontrare il re dei giudei, erano coloro che avevano ricevuto la testimonianza nell'Afghanistan, in quelle zone remote dove per la testimonianza di Daniele avevano incominciato a ricevere. La rivelazione di Dio. Perché? Perché questi che macchinano con eh, le, le forze eh, spirituali contrarie, quando incontrano Dio, in un primo momento sono in opp opposizione, ma poi si rendono conto che Dio è di gran lunga superiore, un po' come negli Atti degli Apostoli. Noi lo vediamo in tutti i tempi. Quando Bar Gesù, che faceva il grande perché manovrava con qualche poco di, 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 di quelle cose diaboliche, sataniche, quando vide gli apostoli che per l'imposizione delle mani ricevevano lo Spirito Santo e loro che avevano un discernimento spirituale, sapevano che era lo Spirito Santo, si avvicinarono a Pietro, si avvicinò a Pietro dicendo. Quanto ti devo dare che mi dai pure a me questo potere? Pietro disse, ma tu pensi che la grazia di Dio si compra? No. Allora, cosa guardiamo? Guardiamo questi giovani che si misero in mente di fare così e Dio li onorò in un modo straordinario. Non mancarono le prove, ma le prove di quei giovani servivano solo per manifestare la grandezza di Dio. Perché se non fossero passati attraverso il fuoco, che testimonianza avevamo? Se non fosse passato per la fossa dei leoni, che testimonianza c'era? Erano degli strumenti nelle mani di Dio perché Dio manifestava il suo potere attraverso di loro. Come Dio vuole manifestare il suo potere attraverso il suo popolo, attraverso di te, attraverso di me quando ci consacriamo al Signore. Egli questo vuole fare. Per dimostrare attraverso il visibile, l'uomo, l'essere umano, l'invisibile che entra il potere divino e sfonda e porta il messaggio vero di Dio. Il Signore ci deve aiutare. È importante il dedicarsi. Daniele prese in suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivante del re e col vino. Che rebbeveva, perché sapeva che era sacrificato a degli dèi. Noi sappiamo, quando incominciamo a camminare col Signore, dove comincia la nostra separazione? Nella mente, prese in cuor suo, si mise nel cuore di noi. Aspettiamo a volte, Dio fai tu. Dobbiamo anche noi decidere, Signore ti vogliamo servire? Dio apprezza quando noi diciamo Signore io ti voglio servire. Sì, ma servirlo come? Nella nostra mente dobbiamo dare il primo posto al Signore e nutrirci della parola del Signore, perché nella nostra mente c'è sempre un'altra versione. Il nemico usa un metodo per distrarci. Ogni volta che decidi c'è un altro pensiero che ti vuole. È lì che bisogna conoscere la parola del Signore e rispondere con la parola del Signore, perché essa parola è la verità di Dio e quando noi la prendiamo, come dice in Ebrei capitolo, ebrei capitolo 4 verso 12, che cosa dice? che la parola, quando noi abbiamo la parola di Dio e dietro le quinte della nostra mente il nemico vuole mettere un'altra versione, noi prendiamo la parola di Dio e non permettiamo che quella parola prenda forza nella nostra mente, non gli diamo retta. Sai che, che il nemico delle anime nostre è in continua guerra. Leggiamo insieme ma, eh, Matteo, mettimi eh, Ebrei capitolo 4 verso 12. Noi siamo in un combattimento continuo, perché quando noi vogliamo agire con la parola del Signore c'è sempre un altro pensiero che ci vuole staccare. Ecco il combattimento dov'è. Se tu vuoi avere fiducia ti mette il dubbio, ma che è una bugia. Se tu vuoi agire in un modo secondo la parola di Dio, ti dice un'altra cosa. Ma te la dice là, là. E il combattimento è continuo. È lì che noi ci dobbiamo posizionare, prendere la parola del Signore e combatterla. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace. Ed è più affilata di qualunque spada a due tagli. E penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Delle giunture delle midole, giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Paolo, nella seconda epistola ai Corinzi, nel capitolo 10, dal verso 3 al verso 6, segnati queste cose. Dice che lui per combattere, come combatteva? Prendeva tutti i pensieri che si opponevano al piano della volontà di Dio e alla parola di Dio. E li prendeva e li sottometteva ai pensieri che venivano da parte del Signore. Il combattimento è nella mente. Nel cuore si era messo Daniele di non contaminarsi. Nel cuore ci dobbiamo mettere di seguire e servire il Signore. E quando sentimenti diversi vengono, devono essere infilati con la parola di Dio perché è la spada a due tagli. C'è un altro modo di combattere, è quello che ci fa vedere nell'Apocalisse, capitolo 11, vediamo un pochettino, capitolo 12 verso 11, che cosa, come hanno vinto quelli che sono arrivati a destinazione ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello la purificazione che viene fatta nella nostra coscienza è a cagione della parola della loro testimonianza la testimonianza dentro che si erge e diventa potente nella nostra vita è la testimonianza fuori che apparteniamo al Signore e non hanno amato la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte la testimonianza per combattere quelle insidie interne ed essere purificati dal sangue di Gesù Cristo ma anche la testimonianza fuori anche se li porta alla morte restano saldi nella posizione anche se questi giovani che abbiamo letto prima venivano portati e trasportati verso la fornace, verso la fossa dei leoni. Non gli, non gli faceva nessuna paura perché avevano preso coscienza che Dio si manifestava potentemente nella loro vita. Non solo si manifestava, ma erano strumenti ben visibili nelle mani di Dio per la testimonianza mentre si trovavano nella casa reale. Un altro metodo per poter essere vincitori e vittoriosi lo leggiamo in Marco capitolo 16 verso 17 detto da Gesù. Quando l'opposizione si crea nella nostra mente o nel cammino che stiamo facendo e c'è una guerra di contrasti, di pensieri, di sentimenti, sono come delle delle fortezze nella nostra mente. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome di Gesù Cristo. Scacceremo non solo i demoni negli altri, ma scacceremo anche i pensieri che vogliono ostacolare la costruzione che Dio sta facendo con la sua parola che prende posizione nel nostro cuore e che il nostro cuore vuole ubbidire alla parola. Si vuole sottomettere alla parola, Deve, si sente di aderire a, quella, a quelle indicazioni che vengono dalla parola del Signore. Obbedienza, cioè che cosa dice in, in Ebrei capitolo 10, dal verso 3 al verso 6, che non leggiamo, segnatelo perché se no andiamo troppo lontano. Nel verso 5 dice: ascoltare con attenzione, sottomissione. Volontariamente ubbidienza a Dio e a Cristo, questo lo puoi trovare in Secondo Corinzi, capitolo 10, verso 5, mettilo esposto. Marco, Matteo, Secondo Corinzi, capitolo 10, verso 5, e poi ci sono Secondo Corinzi, capitolo 10, dal verso 4 al verso 6. Ci sono altri principati nella mente che devono essere smantellati, nella tua mente, nella mia mente. Dobbiamo portarli all'ubbidienza. Matteo, Secondo Corinzi, Capitolo 10, dal verso 4 al verso 6. C'è qualche intoppo. Le attrezzature moderne fanno anche questo. Principati nella mente dobbiamo portarli all'ubbidienza di Gesù Cristo. Dietro c'è sempre una bugia in contrasto con la verità di Dio. Ricordi nel deserto quando Gesù veniva tentato? C'era una bugia mentre Gesù, la stessa parola di Dio, il nemico la traduceva come un'interpretazione diversa, una bugia che vuole essere verità, quella deve essere contrastata dentro la nostra mente. Non dobbiamo andare a combattere chissà dove, anche gli anziani possono combattere perché è dentro che non dobbiamo permettere, deve essere demolita e far prevalere la verità della parola di Dio. Dobbiamo noi agire nel dire questa menzogna, non la posso accettare. Quando camminiamo col Signore, perché abbiamo bisogno dei pezzi della parola del Signore? Perché quelli reggono e ci permettono di costruire la fede che noi abbiamo bisogno. Perciò è importante che noi la facciamo diventare nostra, la mettiamo in pratica, diventa parte della nostra vita. Come Cristo si è incarnato in un corpo, che è la parola incarnata, così la parola di Dio si deve incarnare nella nostra vita e la dobbiamo mettere in pratica. E la presenza e l'aiuto dello Spirito Santo possono venire tutte le circostanze avverse, come nella, nella storia di Daniele e i suoi amici, ma allora. Dio non lascia, Dio non molla perché tu sei suo, perché tu sei sua, perché tu ti sei messa nel cuore di piacere a Dio e tutte le tempeste che vengono non possono perché Gesù è il vincitore. Gesù ha detto ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Potestà che ti vuole smantellare nella mente e nella mente lo Spirito Santo demolisce quello che non è da Dio e costruisce quello che viene da Dio. È importante, dobbiamo imparare. Io ho una grande fiducia che il Signore mi dice una cosa e te la voglio dire, che dobbiamo diventare dei guerrieri del Signore, dei soldati di Gesù Cristo. Dobbiamo dire oggi a noi stessi e a tutte le forze dell'inferno che ci stiamo preparando da subito per dare guerra al nemico delle anime nostre attraverso il potere del Vangelo alimentato dallo Spirito Santo nella nostra vita che diventa che cosa? Guardiamo uno scrittore sacro che aveva imboccato la strada giusta poiché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E questa potenza che, come una dinamite, si manifesterà in un grande potere su tutto questo piccolo globo, perché è lo Spirito di Dio che opera. Perché Dio ha detto nella sua parola: non ha detto: se siete forti, se siete potenti, allora ci riuscirete. Dio ha detto di fronte alle circostanze avverse di una posizione che si girava intorno per anni come ci stiamo girando noi, Dio arriva con la sua parola e dice non è per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito mio che io farò tutto quello che devo fare prima che ritorni il suo figlio, Benedetto, che tornerà a breve, sta preparando la sposa col suo potere per incontrarlo. Vogliamo ringraziare Dio insieme. Ringraziamo il Dio. Signore, ti ringraziamo che tu ci porti notizie di vittoria, da avere e vivere perché tu sei il potente Signore, il vincitore e noi ti ringraziamo, Signore. Grazie a te, Signore, per questa occasione che ci hai dato di rivedere la nostra posizione con esempi di fede che hanno scelto al momento giusto di volerti seguire e tu sei il premiatore di coloro che credono e camminano con te e noi ti ringraziamo per Gesù Cristo. Amen. Amen. Ti ringrazio di essere stato insieme per questa lettura della parola del Signore. Dio piacendo, ci vediamo stasera dalle 7 alle 8 per la preghiera. Noi siamo certi che attraverso il potere della preghiera Dio farà cose dell'altro mondo, ce l'ha già dimostrato. Noi se siamo qui questa mattina con questa TV a livello europeo è perché il Signore un po' di anni fa ci ha messo in cuore di pregare per un risveglio ed eccoci qua. Ma ora che ci siete voi insieme con noi, migliaia di migliaia, noi dobbiamo vedere... L'opera del Signore che deve svilupparsi in un modo potente perché il tempo dell'ignoranza, dice la Scrittura, è terminato. Ora abbiamo la parola del Signore che alimentata ed interpretata dallo Spirito Santo ai nostri cuori diventa un potere straordinario nelle mani di Dio per conquistare attraverso la predicazione della parola, conquistare i cuori di quanti desiderano camminare col Signore. Dobbiamo andare avanti e poi il discernimento chi ce lo dà? Chissà se è vero o non è vero. Gesù al suo tempo diceva a chi l'ascoltava: se uno vuole fare la volontà di Dio saprà se questa dottrina è da Dio o è dagli uomini. Anche oggi possiamo dire la stessa cosa. Se uno vuol fare la volontà del Signore conoscerà perché lo Spirito Santo si rivelerà al tuo cuore se ciò che stiamo dicendo viene da Dio o viene dagli uomini, perché lo Spirito Santo ti conferma, glielo puoi chiedere. Se tu preghi dicendo Signore, ma è questa la verità tua, il Signore ti risponde. Pace, ci vediamo stasera, Dio ti benedica.